Allora, esercizio. In realtà una prima parte è più progettazione di quello che andremo a fare nelle prossime settimane e poi anche inizieremo a farlo in HTML. Poi se non finiamo lo finisco io in HTML, così avete un esempio, diciamo un altro esempio completo. E poi metto tutto online, inclusa l'esempio che abbiamo fatto. Allora, l'esercizio dice: vogliamo progettare l'home page, solo l'home page di un'applicazione web. L'applicazione sarà visto che questo ce lo portiamo avanti per buona parte del corso, che applicazione sarà? Sarà tipo dell'applicazione che vogliamo fare l'home page, perché poi dobbiamo decidere quali saranno le parti principali di questa homepage in HTML, ovviamente. Idee su che tipo di applicazione sarà? Dobbiamo fare la homepage. Su cosa vogliamo fare questa homepage? Qualcosa di meno triste di un e-commerce, se possibile. Sì. Un social tipo Twitter. Questa la lasciamo per i laboratori. Perché sarà più su quello stile. Un altro esempio? Qualcosa di relativamente semplice, non è che debba essere qualcosa dove però ci possa essere un po' di contenuto, magari delle immagini, qualcosa. Scusa? Un sito sulla mensa del Politecnico? Ok. Però che cosa mi fa questa? Devi dettagli, cosa fa questa applicazione? Cosa ci sarà nella home page? Ok, quindi l'applicazione sarà gestione, non gestione. Informazioni giornaliere, va bene? Giornaliere sulla mensa del Poli. Ok, le parti principali della home page. Ok, come ce le immaginiamo questa home page? Un header, un footer, una barra, due barre, quattro colonne, 27 colonne. E cosa ci mettiamo in ognuno di questi pezzi? Quindi partiamo dall'inizio. Cosa ci immaginiamo in testa a questo? A questa home page. Sì, ok, il nome della mensa è un dettaglio importante assolutamente, il nome anche del sito, ma il nome della mensa dove sta? È in un contenitore che è tipo l'intestazione oppure fa parte della pagina principale insieme a tutto il resto? Scegliamo il layout. Sarà un layout che ci immaginiamo a due colonne, a tre colonne, con un'intestazione in alto, senza intestazione. Come ce l'immaginiamo? Con la navigazione in alto, con la navigazione in basso, come ce l'immaginiamo questa pagina? Perché poi la andiamo a fare, quindi immaginiamocela bene. Immaginate, vi danno un compito, progettate la home page prendete un pezzo di carta e disegnate a blocchi la home page di un sito che presenta informazioni sulla giornaliere, sulla mensa del Poli. Cosa ci mettete in questa pagina? Niente, un foglio bianco. Ok, partiamo dall'inizio. Cosa ci mettiamo all'inizio del foglio? Con calma. Fatemi, anche se non si vede nella registrazione, no, forse è meglio qua, non lo so, dove è meglio, ma abbiamo un foglio. Guardate, partiamo proprio dalle ABC. Abbiamo un foglio, dicesi foglio, ok. Dividiamolo in aree.
Ok? Quindi ci saranno le informazioni sulla mensa, ci sarà il menu ovviamente da qualche parte, ci saranno, come diceva lui, magari statistiche di affluenza. Ok, tutte, ci sarà un'immagine, ci sarà il logo della mensa, il nome del sito, ci sarà la navigazione, tutti questi elementi. Dividiamolo, decidiamo il layout complessivo della pagina. Quindi abbiamo per esempio un'intestazione ampia in cui ci saranno delle cose qui, poi decidiamo che cosa, oppure no. Abbiamo un layout a due colonne divisa al 50%, oppure ci immaginiamo una colonna più piccolina, oppure ci immaginiamo quattro colonne. E poi decidiamo cosa ci mettiamo. E poi avremo un footer oppure no. E poi decidiamo cosa ci mettiamo. Però per ora, quali sono i macro blocchi che compongono questa home page? Scegliamo. Non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, c'è solo da scegliere. Quindi, vogliamo un header, sì o no? Un'intestazione grossa, sì o no? Oppure ci basta solo il nome e basta? Sì, quale dei due? L'intestazione grande o è solo il nome? Intestazione grande, ok. Quindi abbiamo un header, benissimo, quindi abbiamo un header. Poi, qual è l'altro macro blocco che avremo? Poi adesso decidiamo cosa mettere nell'header. Poi, cosa facciamo? Tutto un'unica colonna, due colonne, tre colonne, 27 colonne. Quante aree ci immaginiamo per lo spazio principale dell'applicazione? Un altro header orizzontale, 8 header, uno sotto l'altro. Cosa ci immaginiamo di fare? Due colonne, quindi chiamiamola una sidebar, a destra o a sinistra, non che adesso ci cambi, ma... La barra, la colonna stretta la mettiamo a sinistra o a destra? A destra. Quindi prima il contenuto principale e poi la colonna a lato. Così? Sì? Ok. Quindi contenuto principale e poi apriamo una colonna, chiamiamola sidebar. Poi ovviamente in HTML non possiamo ancora metterla a destra a sinistra, no? Però stiamo progettando per... anche più avanti. Poi, basta così? Vogliamo un footer? Vogliamo un'altra sidebar? Qualcos'altro? Va bene così? Un blocco sotto con tutte le varie... Vogliamo un footer. Sotto in fondo alla pagina. E poi non c'è più niente dopo. Cioè, finisce proprio. Finisce il sito. Ok, quindi mettiamoci anche un footer. Ok. Ora, cosa andiamo a mettere nell'header? Il nome della mensa. Questo evitiamo che me lo ripetiate. Nome. E nome del sito, magari. Come lo chiamiamo questo sito? Non lo chiamiamo la mensa del Poli. Come lo chiamiamo questo sito? Sito della mensa del Poli, così è più lungo. Un nome. Una parola, due parole, non di più. Senza, sì. Polimensa, lo sapevo che finiva così. Va bene. In assenza, abbiamo alternative migliori? Ho detto migliori. Preferite polimensa o mangiato con T o maiuscola perché siamo a Torino? Allora, polimensa, alzate la mano. Ma non è solo del polo, c'è anche il mito in teoria. No, la mensa, dipende che mensa intendete. Se intendete la mensa di ISU e quella del poli, poi sì, certo, può venire altra gente, eccetera. Però questo è un sito ed è rivolto agli studenti del poli, quindi. Chi preferisce polimensa? Neanche chi l'ha proposto, poi polimensa. Ok, quindi chi preferisce mangiato... Con la M maiuscola? O sì? No, perché poteva anche essere mangia... Così. E la O maiuscola. Ok. Superate le cose essenziali. Poi cosa ci mettiamo in questo header? Il logo. Che in questo momento non abbiamo, però vabbè, immaginiamo di poter mettere un logo. Poi... Una foto di cosa?
nell'header. Cioè mettiamo il logo, il nome e poi la foto? Come sfondo? Siamo d'accordo sulla foto della mensa come sfondo? Mettiamo qualcos'altro in questo header? E la navigazione, ok. Navigazione. E il menu e la navigazione. Cosa ci mettiamo, le cose principali che mettiamo nella navigazione? Home sicuramente, poi? Prenotazioni, per prenotare il cibo, in quel senso. Poi statistiche, tipo affluenza. Tipo, statistiche, affluenza. Orari. Ok, basta, poi adesso abbiamo capito. Ok, il logo lo mettiamo a destra o a sinistra del nome? Quindi logo e poi nome. Ok. E la navigazione sotto il logo e il nome, giusto? Sì? Ok. Ok, poi, qualcos'altro nell'header? Link per le donazioni. Scusami? Link per le donazioni. Nell'header. No. Lo facciamo pagare dal polis sito, quindi non servono le donazioni. Allora, contenuto principale. Cosa mettiamo in questo contenuto principale? Quindi... la parte a sinistra della pagina. Quindi appena aprite la pagina ci sarà l'header, il logo, il nome, la navigazione e poi sulla sinistra il contenuto principale. Cosa mettiamo nel contenuto principale della home page? Quindi nella home, quindi non prenotazioni, non affluenza e neanche gli orari, perché abbiamo altre pagine per quello. Cosa mettiamo nella home? Come prima cosa che vedi nella home page. Ancora questa foto? Il menu del giorno mi piace di più della foto. Il menu del giorno. Anche perché per prenotazioni potrò magari prenotarlo, ma prima leggo cosa devo fare. Oltre al menu, cosa c'è nel menu? Che categorie ci sono nel menu del giorno? Cioè contorni primo, come è strutturato il menu? Proprio come antipasti anche ci sono? Non credo, eh. Primo, secondo, contorno e frutta o dolce? C'è anche l'insalata? In una categoria a parte? Non lo so, io no. È un po' che non vado più a mensa da studenti, scusate. Cosa c'è in questo menu? Qualcuno ha il menu di oggi o di ieri? O... cosa sono i piatti? Ah, ok. Allora, primo, secondo, contorno, dolce frutta? Sono in alternativa? Non è così diversa dalla mensa dipendenti. Allora, e poi i piatti unici. Magari anche il cibo è la stessa qualità. Piatti unici. E così? E questo ovviamente tutti i giorni cambierà. Lo vogliamo far vedere tutto il menu? Oppure solo tipo un'anteprima del menu, poi io clicco e mi apro tutto il menu? Sì, quindi in realtà non stiamo mettendo il menu, non mettiamo tutto il menu, ma ne facciamo vedere un pezzo alla volta. Però va bene, in questo momento mostrandolo in qualche modo un pezzo alla volta. Ok, oltre al menu. Le combinazioni o i prezzi, tipo. Perché i prezzi se li mettiamo a fianco c'è scritto primo il prezzo, quindi diventa nel menu. Ci sono delle combinazioni di piatti, tipo se prendo un primo e un secondo, e un contorno e pasto completo. Queste cose qua, quindi quelle possiamo metterle, perché queste sono fisse in realtà, no? Immagino. Quindi combinazioni di
combinazioni di pasti, non so come chiamarlo. Qualcos'altro che vogliamo mettere nel contenuto principale della pagina? Per ora stiamo mettendoci in menu e poi sotto un qualcosa che dice primo e contorno costa 5 euro, non lo so, e secondo e contorno costa X e primo e secondo si chiama pasto completo e costa qualcos'altro. Qualcos'altro che vogliamo mettere nella home page? Mettiamo delle recensioni, sì, mi piace molto. E mettiamo ultime recensioni. Come è fatta una recensione? Che informazioni abbiamo dentro la recensione? Chi l'ha fatta? Autore? Poi? Aspetta, fatemelo scrivere diversamente. Autore? Ranking? Stelle? E il commento. Qualcos'altro? La data mi sembra una cosa. Anche nel menu del giorno, ovviamente ci sarà la data, no? Perché è del giorno. E vogliamo anche avere un archivio dei menu passati? Tipo dal menu del giorno vedi altri menu? Vedi i menu di ieri? Ce ne frega? Vedi il menu di domani, magari quel domani è più utile. Sì? No? Sì. Però magari mettiamolo qui. Quindi, link al menu del giorno dopo. In realtà non mettiamolo nel contenuto principale. Qualcos'altro nel contenuto principale? O passiamo alla sidebar? La sidebar. Prendo il silenzio come proseguiamo. Nella sidebar posso mettere il link al menu del giorno dopo, quello sì, tanto a fianco. Quindi qua ci sarà il link al menu del giorno dopo, poi cosa ci mettiamo nella sidebar? La mappa con maps invece della mezza. Sì, l'avevamo detto prima, qua può starci la mappa, per arrivare alla mensa. Siamo tutti scusate, qual è la mensa di cui state parlando? Quella dietro a Mixto? Ok. Poi? Scusa? Però gli allergeni saranno diversi ogni giorno. Quindi staranno vicino al menù. In teoria. Va bene, lasciamo perdere. Cioè, sì, gli allergeni sono importanti, ma non li mettiamo. Poi? Scusa? E eventuali avvisi. Sì, magari prima di queste altre informazioni. Avvisi. Poi la mappa e poi il link a... No, anche così. Ok, qualcos'altro che dobbiamo mettere in questa sidebar? Assistenza. Cioè? Ah, nella sidebar o lo mettiamo nel footer? Perché abbiamo ancora quello spazio da riempire. Eh? Ok, qualcos'altro nella sidebar? Quelle sono fisse? Sono fisse in base alle combinazioni di piatti? E quindi staranno nelle combinazioni di piatti. Cioè, primo e secondo costa 5 euro a prezzo pieno, non lo so, sto inventando. Primo e contorno costa 5 euro a prezzo pieno, 4,50 euro se sei nella fascia dell'ISEE X e 3 euro se sei nella fascia dell'ISEE Y. Il posto è concettualmente vicino all'informazione che ti interessa. Qualche offerta di che tipo? Sì, ma di che tipo di offerta? Quello è a chi si rivolge l'offerta? Però... Magari qualche, non so, menu più limita,
Ah, però potrebbe stare negli avvisi, no? Avvisi, news, offerte, la sezione in evidenza, no? Cioè, ok, oggi c'è il 3x2, venite in 3 e pagate solo in 2, non lo so. In un certo senso il contenuto principale è dove ci sono le informazioni principali che volete comunicare, quindi il menu, perché è il sito della mensa dove l'obiettivo è comunicare il menu. La sidebar deve avere le informazioni che sono tangenziali rispetto a quelle principali, ma non troppo collegate, quindi le fasce ISEE non ha senso che sia una sidebar, perché quello è un qualcosa che è relativa alla combinazione di piatti che abbiamo messo nel contenuto principale, quindi deve stare nel contenuto principale. No, le informazioni devono stare vicine per non creare confusione. Il footer allora, dai. I contatti. E poi? Mastercard che fa il paio con l'American Express, che fa il paio con le fasce ISEE. E pagamenti accettati. Sì, sì. Che sponsor? Gli eventuali sponsor della mensa? Va bene, contatti, metodi di pagamento. Contatti cosa vuol dire? Indirizzo mail? Mail, telefono? Cosa? La PEC. Volete mettere qualche social? Magari la pagina Instagram della mensa. Social, ok, è andata. In cui potete fare le foto dei piatti preferiti della giornata o quelli meno preferiti della giornata. E, ci manca dove inseriamo le recensioni? Sì, facciamoci un login qui. Questo è solo home page, quindi immaginiamo che ci sia anche un login da qualche parte nel header. Però ci serve anche un... perché il menu del giorno qualcuno lo caricherà, non è il visitatore del sito che carica il menu del giorno, no? Ci sarà qualcuno della mensa che carica il menu. E così come le combinazioni di piatti, le fasce ISEE, se cambiano i costi, sarà qualcuno della mensa che carica queste cose. E idem gli avvisi e il menu del giorno dopo. E la mappa sarà fissa, ma se traslocano la mensa, qualcuno, un amministratore, cambierà queste informazioni. E poi ci sono le recensioni, che invece non sono da parte dell'amministratore, sono da parte di chi visita il sito. Giusto? Quindi abbiamo due tipologie, in un certo senso, di utenti. C'è l'amministratore, che è quello che carica le informazioni sulla mensa, e ci sono i frequentatori della mensa che caricano le recensioni. Da dove le caricano le recensioni? Ci serve un link per una nuova recensione, no? Un bottone, nuova recensione. Dove lo mettiamo? Prima, cioè tra le combinazioni di piatti e le ultime recensioni? Ok, quindi prima, quindi ultime recensioni avrà, se ho capito bene, ogni recensione sarà composta da queste informazioni e prima di questo nella sezione recensioni, quindi non ultime ma recensioni, ci sarà possibilità di creare una nuova recensione, di inserire una recensione. Ok. E quante recensioni individuali, quante ne visualizziamo di recensioni nella home page? 3, 5, 2, 1, 5. In che ordine di data? Dalla più recente alla più vecchia? O dalla più vecchia alla più recente? Se sono le ultime, sarà dalla più recente alla più vecchia. Sì? Ok.
Ok, quindi questo qui è quello che cercheremo di fare. Inizieremo oggi per la parte di HTML, poi faremo la parte di CSS, un pochino, faremo il layout, quindi riusciremo a dividerlo in colonne, e poi inseriremo le recensioni, magari faremo il login, eccetera. Ci siamo dimenticati qualcosa? Provate a figurarvi nella vostra testa questo sito, al netto dei colori e delle foto della mensa, che sono sicuro che a un certo punto dovremo mettere per forza, da qualche parte, ma al netto degli aspetti estetici, ci siamo dimenticati qualche pezzo? Anche qui la risposta è o sì o no. Sì, no, questa è solo l'home page, poi sì, ci sarebbero tutte le altre pagine, ma partiamo da una. E abbiamo messo questo login che potrebbe essere, però è un'altra pagina quella per registrarci, quindi... Una barra di ricerca indietro. Che cosa cerco? Sul cibo? No, su tutto non... Te lo richiedo. Può andare bene una barra di ricerca, però noi quanti abbiamo due blocchi di informazioni qui, no? Abbiamo il menu con i prezzi, i pasti, eccetera, e le recensioni. Quindi cerchiamo cosa vogliamo cercare. Tutto solo tra il menu di oggi e di domani, quando ci sarà, solo tra le recensioni. Ah, gli avvisi anche ci sono, sì. Tre cose allora. Su cosa cerchiamo? Su tutto indiscriminativamente? Selezioniamo cosa cercare? Tipo c'è un campo ricerca che io scrivo pasta e mi compare pasta tra gli avvisi, tra il menu del giorno e tra le recensioni? Oppure scrivo pasta e poi devo scegliere recensioni, avvisi e menu e quindi posso scegliere che cosa voglio, dove voglio cercare? La prima o la seconda? Barra di ricerca testuale con tre categorie, menu, avvisi, recensioni. Ok, poi? E quanti avvisi mettiamo nella sidebar? Massimo? 1, 2, 3? Cioè quando c'è un avviso ce ne sarà uno solo, visualizzato, ce ne saranno solo quelli di oggi? Non importa quanti sono? Quelli di oggi. Quindi da 0 a quello che è, a n. Sperando che n sia piccolo. Qualcos'altro? E poi iniziamo, adesso quindi possiamo iniziare a farlo se non c'è qualcos'altro. No? Nel header. Sì, per ora facciamo la versione 0.1 solo in italiano. Poi quando sarà popolare questo mangiato e avrà vinto dei premi di startup lo localizzerete in qualche altra lingua. Andiamo? Basta così? Allora, io poi questo file lo metto online così ve lo ritrovate, ma facciamo un nuovo file e chiamiamolo, l'ho già fatto, no, non l'ho ancora fatto. Facciamo un nuovo file e chiamiamolo home.html. E come prima, quindi, doctype, poi... Poi HTML
poi? E poi anche? Ok. HTML, lang italiano. Titolo. Mangiato. Questo qui è mangiato home page. Così, quando poi ci sarà mangiato cos'era, non so, statistiche, cos'è che era, e mangiato qualcosa, quindi ci sarà una parte fissa che è il nome del sito e l'altra che poi cambierà in base ipoteticamente alla pagina su cui saremo. E nel header potremmo anche mettere, per esempio, del keyword, no? Allora, chi è che diceva che sapeva HTML? Come facciamo a mettere delle keyword nell'head? Qual è il tag che possiamo usare? Poi? Cosa facciamo se non ci ricordiamo? Non cerchiamo su Google. Cioè sì, possiamo anche cercare su Google, ma se cerchiamo meta su Google facciamo una brutta fine, perché ovviamente esce, prima di tutto esce Facebook, poi esce metaverso, eccetera, eccetera. E io vi dicevo che c'è questa MDN, WebDocs, di cui non ricordo il sito, quindi lo cerco su Google, developer.mozilla.org, e possiamo per esempio cercare meta. No? E allora, se non ci ricordiamo, o se vogliamo anche vederne altre, perché è impossibile ricordarsi tutti i tag HTML a memoria, con tutti i loro attributi facoltativi obbligatori, no? I più comuni ci si ricorda, magari quelli usati un po' meno, non tanto. E allora meta ci dice che è un elemento metadata che non può essere rappresentato da altri elementi come link, script, style o title. Ognuno ha i suoi attributi e se andiamo giù, a un certo punto sono tutti gli attributi e poi ci dovrebbe essere anche un esempio. Ecco qua. Per esempio, c'è questo meta charset UTF-8. Cosa, per esempio, cosa vorrà dire questo meta charset UTF-8? La codifica dei caratteri di quella pagina. Quindi se noi vogliamo dire, ok, non, browser, non tirare o indovinare, non prendere la codifica dei caratteri standard per il tuo sistema operativo, ma in questa pagina la codifica dei caratteri specifica è UTF-8, UTF-16, una qualunque codifica dei caratteri. E meta possiamo anche, stavo cercando di fare un esempio, ma a quanto pare no, non di questo, magari learn meta. No, c'è sempre lo stesso esempio, quindi. Ecco qua. Per esempio, possiamo usare meta con questi altri due attributi che vanno in coppia, name e content, in cui diciamo che nel name c'è un qualcosa e poi il content è l'informazione su quel name. Quindi lì c'è un esempio sull'autore e sulla descrizione, che è la descrizione di che cosa questo sito contiene al suo interno. Potremmo anche mettere name keyword, per esempio. Adesso, ecco qua, per esempio, si potrebbe mettere questo meta, name, keywords, eccetera, che originariamente era pensato per offrire queste parole chiave ai motori di ricerca e oggigiorno i motori di ricerca sono, in certo senso, avanzati abbastanza da ignorare quella riga e cercare direttamente il contenuto della pagina, no?
però se noi volessimo offrire delle parole chiave per noi, per le persone, per altri programmi, eccetera, potremmo comunque farlo. Quindi forniamo per esempio questa description, quindi meta, name, description, content, qualcosa che descrive in poche parole il sito. Quindi meta, name, description, e poi potete avere tanti meta quante volete, può esserci meta description, meta name, author, eccetera, eccetera, eccetera. E content, come descriviamo questo sito? Qui diceva il nome del sito, fornisce informazioni su bla bla bla. Quindi noi potremmo dire, replicando, mangiato, fornisce informazioni giornaliere sulla mensa Edisu, si chiama Edisu la mensa? Ancora? Sì. Sulla mensa Edisu di Corso Castelfidardo, di Corso Castelfidardo 34, facciamo finta sia 34, a Torino. Sì, l'ingresso del dipartimento è 34D, quindi sarà un qualche 34, dato che è interno sarà 30, boh, 34A, facciamo finta 34. Ok, possiamo mettere il sito mangiato, fornisce informazioni giornaliere sulla mensa Edisu di Corso Castelfidardo 34 a Torino. E volendo potremmo mettere un altro meta, potrebbe essere name, author, content, chi mettiamo come autore? Com'è che ti chiami? Non mettiamo il tuo nome, ma com'è che ti chiami tu? Vincenzo. Solo Vincenzo, senza cognome. Visto che è il creatore di Mangiato, almeno gli riconosciamo. Ok. Quindi il titolo sarà visualizzato nel browser, il resto sono informazioni che non vengono visualizzate perché sono nel LED. Bene. Body. Cosa mettiamo nel body a livello di elementi grossi? Prima di tutto abbiamo detto che avremo un header, giusto? Quindi possiamo avere un elemento semantico che è l'header. Poi abbiamo detto che abbiamo il contenuto principale, giusto? Il contenuto principale c'è un tag che si chiama main, che è abbastanza chiaro cosa faccia. E poi abbiamo la sidebar, che può stare in una side, e infine abbiamo il footer. Quindi header, main, aside e footer. I quattro contenitori che abbiamo identificato prima. Ovviamente, come dicevo prima, questi potrebbero essere tutti anche così, div, 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 però perdiamo l'informazione semantica del contenitore, perché a quel punto non sappiamo più che quello lo intendiamo come header. Quindi quando è possibile è sempre meglio specificarlo in questo modo. Cosa abbiamo detto che mettiamo nell'header? Il nome del sito, il logo, quindi img l'immagine avrà un SRC che non abbiamo in questo momento, quindi lasciamola così. È la sorgente dell'immagine da caricare. E quindi il tag img ha un attributo obbligatorio che è dov'è l'immagine. Adesso non ce l'abbiamo, quindi mettiamo un qualcosa. E poi ha un, come per l'ancora che ha il l'href che è obbligatorio e il title che è fortemente consigliato per questioni di accessibilità, anche img ha un tag che è fortemente consigliato per questioni di accessibilità che si chiama, lo sapete?
Alt, che sta per? Sì, questo è il funzionamento. Se non carica l'immagine si vede il testo. Alternate test, un testo alternativo. E quindi qual è il test alternativo di questa immagine? Nel caso l'immagine non fosse visibile o non la caricasse perché non esiste. Logo, magari logo di mangiato, così. Ripetiamo, no? Il logo di che cosa è il logo? Non il logo del Politecnico, non il logo dell'Ediso, ma il logo del sito. Ecco, notate che il tag img e anche meta, anche vedetelo, è stato chiuso in questo modo, invece che con minore slash meta maggiore. Quando non c'è un contenuto all'interno del tag, si può anche in alcuni casi chiudere così. Quindi abbiamo l'immagine, poi il nome. In che tag lo mettiamo il nome? Il nome del sito, in che tag lo mettiamo? H1. È un titolo importante, quindi ci sta questo H1. E quindi di nuovo mangiato. Poi la barra di ricerca e poi la navigazione. Saltiamo la barra di ricerca per un attimo. E la navigazione possiamo metterla, per esempio, dentro un tag nav. E qua scriviamo solo navigazione in questo momento, poi così andiamo avanti un pochino sul main. E allo stesso modo qui poi vedremo il componente, sarà cerca, due punti, qualcosa per cercare e poi magari ci sarà il bottone di ricerca, no? Quindi possiamo mettere button e cerca. È un po' una ripetizione, magari mettiamo... Vabbè. Poi questo ovviamente è da finire con i componenti giusti, con gli elementi giusti, anche man mano che li faremo. Però questi sono i pezzi che abbiamo detto, no? Il logo, l'H1, il cerca e la navigazione. E dove va messa la home, eccetera, ma andiamo avanti. Contenuto principale. Quindi andiamo nel main. Il contenuto principale che è il menu. In che contenitore lo mettiamo? Perché nel main abbiamo il menu, la combinazione di pasti e le recensioni. Quindi abbiamo almeno tre altri contenitori. Il menu, in che contenitore lo mettiamo? Abbiamo detto che si potrebbe mettere dentro un article, si potrebbe mettere dentro un article. Va bene un article? Va bene, un elenco, un insieme di testo con tante cose, quindi possiamo mettere un article. E questo menu, immaginiamo un menu in PDF caricato lì, oppure un menu proprio che abbiamo scritto lì dentro? Scritto. Quindi adesso dobbiamo pure scriverlo. Quindi, ok, la prima cosa del menu che cosa sarà? Il giorno. E quindi in che elemento lo mettiamo il menu del giorno? In un paragrafo, in un header, in un H2. Perché l'H1 l'abbiamo già usato, quindi questo è l'H2. E menu, non manu, menu del 12 ottobre 2023. Ok, poi un H3 che dica primi. Come li mettiamo i primi? Un elenco puntato, tanti paragrafi? Elenco puntato. Quindi UL, che sta per unordered list. E ogni poi punto dell'elenco puntato è un LI che sta per list item.
l'elemento della lista. E questo LI vale sia che voi scriviate UL, che scriviate OL, che scriviate DL, che sta per description list, quindi una lista senza punti ma con la prima parola come descrizione dell'elenco. Quindi primi, un paio di primi. Pasta al sugo. Un altro primo. Pasta al tonno. Okay. E va bene così. E poi possiamo rifare la stessa cosa per i secondi e poi lasciamo perdere i contorni e il resto. Un secondo. Cotoletta, cotoletta. E un altro secondo. Tonno. Tonno. Così uno prende la pasta al tonno e poi mangia anche il tonno di secondo. Tutto molto marrone in generale. Ok, lasciamo perdere i secondi e gli altri. Ok. E poi vabbè, ovviamente contorno è fatto la stessa struttura, no? E cosa c'era dopo il menù? La combinazione di piatti, quindi fuori da questo article potremmo avere un altro article, per esempio, o vediamo se c'è qualcosa di più. Per esempio... No, un'area non va bene, ve lo ingrandisco. Un code direi che non va bene. Details credo debba stare dentro article, quindi niente. Main l'abbiamo usato. Article, alla fine article. Fatemi vedere section un attimo, ma... No, va meglio article, va bene, article, e qui cosa dobbiamo mettere? Le combinazioni di prezzi, giusto? Quindi un altro, facciamo un altro H2 al momento, e qui mettiamo, no, le combinazioni di prezzi, le combinazioni di piatti, come li chiamiamo? Combinazione di piatti. Vabbè, e dentro mettiamoci solo un paragrafo che dice e qui vanno inserite, tanto avete capito il meccanismo, le varie combinazioni di prezzi e piatti. E poi abbiamo le recensioni. Allora, le recensioni in realtà hanno due elementi, hanno l'aggiungi recensione e le ultime n recensioni. Quindi in quel caso potrebbe essere una section, perché teniamo insieme le cose, in cui mettiamo un altro, per esempio, H2 che dice recensioni, e dentro possiamo mettere un bottone che dice... nuova recensione, e sotto abbiamo detto le quante recensioni abbiamo detto che dobbiamo mettere? 5. E quindi H3, le recensioni come le mettiamo? Un elenco oppure buttate una così dopo l'altra? Un elenco. Numerato oppure no? Puntato. Quindi L1, facciamo la versione breve. Quindi abbiamo detto che una recensione ha
autore, ranking, commento e data. Quindi un nome. Giacomo. Lo mettiamo in corsivo, quindi enfasi. Giacomo. Mettiamolo come frase. Giacomo valuta le stelle. Scriviamo quante stelle diamo alla recensione di Giacomo. 1 è terribile, 5 è ottimo. 4 stelle, capitate in una giornata fortunata, Giacomo, immensa. Valuta 4 stelle per, diamo un nome di un cibo. Ha messo 4 stelle a che cosa? Alla pasta al tonno. Pasta col tonno, sapevo, potevo non chiedere. Pasta col tonno, il e la data. Il, oggi? Ieri, perché oggi non è credibile che... l'11/10/2023. E facciamo una recensione sola, perché comunque avete capito, bisogna fare copia e incolla del testo e andare avanti. Quindi 5 recensioni sono molto copia e incolla. Mettiamone 2, da così. Ctrl C, quindi pasta col tonno non c'era solo oggi, c'era anche ieri. E poi un altro nome. Un altro nome? Non Giacomo e non Vincenzo, un altro nome? Di un altro genere anche magari? Francesca, mi piace di più. Francesca valuta, Francesca è più cattiva, valuta una stella. Per, non la pasta col tonno, perché non è che possiamo fare la pasta col tonno tutti i giorni, per il tonno. Questa volta sempre l'11, va bene, sempre l'11. Ok. Ok, le recensioni le abbiamo fatte. A questo punto avremo la sidebar. No? Quindi il main è finito, dobbiamo andare nella side, scriviamo solo... dunque, a che H siamo arrivati? H3, H2, H2. Quindi possiamo mettere qui H2 avvisi. Che avviso mettiamo nella giornata di oggi? Solo testuale. Oggi tonno a prezzo scontato. E poi abbiamo... il link al menu del giorno dopo, quindi href niente perché non ce l'abbiamo, title menu del 13/10/2023 e qui mettiamo menu del giorno dopo, di domani. Ok. E la mappa mettiamo per ora un'immagine vuota, src alt uguale mappa, per arrivare alla mensa. Ok, e poi abbiamo ancora il footer in cui ci mettiamo i contatti, quindi mail, con mail, due punti, facciamo un paragrafo, facciamo un elenco puntato, li, mail, due punti, che mail mettiamo, mangiato? Quella però non è la mail, non è tutta la mail, manca il pezzo davanti. Ok, quindi mangiato @polito.it. E poi mettiamo un link a Instagram, abbiamo detto. .com/mangiato
ammesso che gli utenti siano scritti così, non ne sono sicuro. E, title pagina Instagram della mensa, e qui mettiamo Instagram. E poi cos'è che abbiamo detto che c'era anche? La PEC, abbiamo detto di no, e il telefono. LI TEL più 39, perché siamo internazionali, 011 090, che è il prefisso del Politecnico, 1234. Boh. Ah, i metodi di pagamento accettati. Metodi di paga, un nuovo paragrafo. Metodi di pagamento accettati, tutti. Beh, ovviamente sui contenuti uno può perderci più tempo e giocare, eccetera, però la struttura è questa. Vediamo come appare, per vedere se ci siamo dimenticati dei pezzi o... Noi volevamo questa struttura, ovviamente non avremo il layout, no? Ma vediamo se è tutto come più o meno ci aspettiamo. Quindi fatemi, avevo già preparato tutto. Allora, il logo di Mangiato ovviamente non c'è, però vediamo logo di Mangiato, c'è Mangiato a capo, perché è un H1, poi c'è il cerca, e dove metteremo poi un campo per cercare effettivamente, il bottone cerca che si è cliccato non fa niente, qui ci sarà la navigazione, poi ci sarà il menu con i primi e i secondi, la combinazione dei piatti dove ci saranno le cose, la recensione, con la nuova recensione e le recensioni inserite, gli avvisi, il menu di domani che non va da nessuna parte, con la mappa, e qui nel footer, magari possiamo metterci contatti nel footer, perché sennò non si capisce che è il footer, quindi possiamo mettere un H4 contatti, informazioni, no, contatti, va bene. E i metodi di pagamento. Questo ovviamente non funziona. E vedete che, per esempio, l'immagine, essendo di fianco a un link, ed essendo il link di tipo display inline, non va a capo. Quindi se volessimo mettere la mappa sotto il menu, dovremmo mettere uno dei due in un elemento di tipo blocco, perché sennò stanno uno a fianco all'altro. Ok? E quindi se noi per esempio facciamo ispezione elemento, vediamo subito di nuovo che l'immagine è un elemento di tipo inline, perché occupa solo lo spazio che deve occupare, e l'H1 per esempio è un elemento di tipo blocco, per cui il logo a fianco all'H1 di default non riusciamo a metterlo, perché l'H1 occupa tutto lo spazio che può. E così come il cerca è ovviamente solo testo, il bottone è inline, la navigazione è di nuovo un elemento di tipo blocco, occupa tutto lo spazio orizzontale che vuole. E questo è il main, tutto questo è il main, tutto il menu, fino a... fino alle recensioni comprese, questo è la side, che sono informazioni secondarie che noi vorremmo mettere a fianco a un certo punto, e questo è il footer. Quindi abbiamo identificato correttamente le varie aree, ovviamente si vedono con lo stile di default tutte una sotto l'altra. Ok? Ok. Domande fin qui? Io carico questo progetto che abbiamo fatto su GitHub, il link c'è già sul sito del corso, e sarà solo riempito con queste cose. Lunedì, insieme a Juan, inizierete a fare il CSS per questa pagina, escludendo ancora per il momento il layout.
in maniera considerevole e continuerete su questo progetto aggiungendo lo stile qui, poi aggiungeremo il layout a questa pagina e andremo avanti da questa home page fino a creare poi le altre pagine che ci serviranno per completare il sito. Io carico questo e se riesco vi completo anche la navigazione mettendo home, login e tutti i vari link che poi ci serviranno. Se avete domande sto ancora qui 10 minuti di tempo che smonto, altrimenti con me vi vedete fra un paio di settimane, perché settimana prossima ci sarà solo Juan sia in aula che in laboratorio. Giovedì inizia il laboratorio, vi diciamo in quale turno siete giovedì mattina, prima del laboratorio. E avete tempo fino a mercoledì per darci la preferenza. Buona serata a tutti e buon weekend, visto che non ci vedremo più fino alla settimana prossima.